Darei adesso la parola a Ivo Mattozzi per le conclusioni di questo convegno, di questa mattinata. Dopodiché prenderò di nuovo io la parola per la chiusura del convegno. Ivo. Eccomi. Vai, Sì, bene. non presento Ivo perché lo vedo già con la cravatta e in grandissima forma, quindi, come dire, si autopresenta, nel senso che, insomma, credo che possiamo dare assolutamente per nota, diciamo, tutta la sua attività, tutti i suoi 80 anni, diciamo così. Va bene? Ok. A te la parola, Ivo. È bene che tu insista a ricordarmi che li ho, perché io cerco di dimenticarmene D'accordo. e di far finta che non li ho. Esatto. Grazie anche a voi, come dirò. Ecco, esprimo la mia gratitudine per il dono che mi avete fatto di questo convegno. E per aver radunato gli amici relatori e l'amica relatrice Elisabetta Serafini, con i quali si è sviluppata tutta una serie di collaborazioni nel corso di forse di 3 anni, eccetera, che sono state collaborazioni tutte efficaci, produttive. In cui abbiamo imparato l'uno dagli altri, eccetera, e quindi questa è già un bellissimo regalo per il mio non compleanno, perché non compio gli anni oggi, attenzione, e per aver radunato circa 200 insegnanti e amici, anche tanti persi di vista in questo nei vari anni, ma che sono nella mia mente e nel mio cuore per averli incontrati, per aver collaborato con loro, per aver imparato da loro, eccetera. Ecco, ed io faccio mio l'appello di Patrizia Bortolini, che all'inizio scriveva nella chat di mettere in evidenza il fatto che insegnanti come voi che state ascoltando siete disponibili a lavorare anche la domenica, a impegnarvi anche la domenica, e lei diceva perché anche la domenica noi impegniamo spesso a correggere i compiti e a preparare le lezioni, eccetera, contro l'idea, così lo stereotipo, sia della ministra De Micheli, sia dei giornalisti, che pensano che per gli insegnanti sia un tabù l'impegnarsi durante la domenica. Ecco, metteremo in evidenza questa questione anche magari sui nostri siti, sito di Clio 92, eccetera. Ringrazio Patrizia Bortolini per questo appello. E questa quindi è quasi una giornata della memoria per me. E c'è un filo rosso che la passione per la didattica della storia ha permesso di tracciare tra amicizie e collaborazioni molteplici, frequenti e arricchenti e entusiasmanti. Ecco, io non mi sento di fare conclusioni. La parola conclusioni in questo caso è fuori luogo, perché porta a pensare che poi dopo la mia parola il discorso sia chiuso. E invece è un discorso che deve continuare ed è una nuova tappa del percorso che stiamo tutti tracciando.
per un rinnovamento della storia generale da insegnare. E io immagino che molti di coloro che ci stanno ascoltando si stiano chiedendo: oddio, come faccio adesso? Come faccio io a insegnare la storia come Antonio Brusa o Caiani o Elisabetta Serafini stanno proponendo, o come noi di Clio la stiamo proponendo da almeno 3 anni. Come passare quindi da queste teorie e da queste proposte alle pratiche didattiche? Ecco, vorrei dire in questo intanto che il contesto nel quale noi dobbiamo porci è quello che ci invitava a porci Luigi Caiani quando faceva la distinzione tra public history e didattica della storia. Allora, nella public history, guardate, è un public history vuol dire semplicemente divulgazione della storia oppure fa storia fatta con i testimoni, eccetera, eccetera. Nella public history le persone sono, cioè i lettori sono considerati consumatori di storia e basta. Mentre nella didattica della storia e nel percorso di formazione storica, noi dobbiamo considerare gli studenti come apprendisti in un campo disciplinare. Allora, perché apprendisti in un campo disciplinare? Perché, come si diceva, come diceva scusate, stavo mettendo a fuoco alcune cose che mi ero appuntato. Dunque, come dicevano tutti i relatori che sono intervenuti, occorre fare in modo che gli apprendisti di storia siano capaci di pensarsi dentro le storie, cioè siano capaci di pensare che la storia è effettivamente accaduta e che la storiografia è semplicemente il campo in cui è un altro campo, è il campo della ricostruzione di quei fatti effettivamente accaduti. Allora, perché dico questo? Bene. Perché questo ci porta a pensare, per esempio, alla questione che Antonio Brusa ha posto sulle controversie storiografiche, sulle conoscenze controverse. Allora, ma insomma, il viaggio di Cristoforo Colombo e poi i viaggi successivi che hanno portato alla espansione, cioè alla presenza di europei nelle Americhe o di schiavi neri nelle Americhe, è un fatto effettivamente accaduto. Allora si tratta adesso, un conto è vedere questo fatto come un fatto che ha lasciato anche tracce, eccetera, eccetera. E un conto è vedere come o nella memoria o nella storiografia è stato trattato. Cioè, in questo caso ci sono punti di vista che permettono di capire come si può cambiare appunto la interpretazione di quei fatti. Ecco, questa è una cosa però molto importante. Appunto, come diceva Antonio, c'è bisogno di fare educazione della memoria. Per fare educazione della memoria c'è bisogno di far pensare agli alunni la storia, cioè agli alunni, quindi io li considero appunto apprendisti
che devono poi dare conto del loro apprendimento con un capolavoro di apprendistato che chiamiamo una verifica, prova di verifica delle competenze acquisite, non so, alla fine dei 13 anni di scolarità. Ecco, allora, da questo punto di vista non possiamo fare a meno di far pensare la storia dal punto di vista epistemologico e quindi che la storia non viene scritta una volta per sempre e che è sempre dallo stesso punto di vista, ma che ci sono storie controverse, ce ne sono state sempre controverse, che ci sono nuove storie da raccontare, eccetera, eccetera, e che quindi il sapere storico si espande continuamente e si può modificare di anno in anno. Ecco, allora questa è una prima cosa. L'altra è che c'è bisogno di insegnare agli alunni la metodologia storica. Perché? Per farne piccoli storici, a me mi hanno rimproverato da questo punto di vista di aver scritto un articolo in difesa della formazione di piccoli storici, io dico no, bisogna formare, come dire, piccoli storici, cioè persone che sappiano capire le tracce, che sappiano interpretare le tracce, che sappiano usare le tracce per produrre informazioni attendibili e affidabili che permettono di capire da una parte come le storie si sono svolte, ma dall'altra come la storia si sta svolgendo. Allora, nel manifesto di Past e quindi nel manifesto che Dondarini avrebbe presentato se fosse stato qui, ma che ha richiamato molto bene Ernesto, ha sintetizzato molto bene Ernesto, quel manifesto si dice la storia siamo noi. La storia siamo noi, la storia, ci stiamo dentro la storia ed è una storia che non è soltanto nel presente, ma perché è una storia che si diparte. Le storie nelle quali noi siamo immersi o stiamo agendo o da protagonisti o da soggetti subordinati ai protagonisti, eccetera, sono storie che si dipartono dal passato più o meno lontano e pensate per esempio alla questione di genere. Adesso stiamo trattando finalmente la questione della parità di genere in un certo modo, ma per tanto tempo la storia ha visto le donne appunto come considerate come una parte dell'umanità che non ha contribuito alla storia umana. Ecco, questa allora. Noi stiamo facendo queste storie, stiamo dentro queste storie che si stanno svolgendo, che hanno un filo conduttore dal passato verso il futuro. E questo lo dobbiamo far capire. E per far capire questo, dobbiamo far capire che anche noi lasciamo tracce. Io faccio sempre questo esempio alle mie studentesse e ai miei studenti nei corsi di formazione dell'Università di Bolzano. Santo cielo, noi lasciamo tracce e continuamente dobbiamo usare le tracce per produrre informazioni. È difficile pensare e far pensare questo a studenti che hanno inglobato nella loro mente l'idea che la storia stia soltanto nel manuale e sia una storia che riguardi soltanto il passato. Un passato che si è separato dal presente, perché questa è l'idea che
gli studenti, le studentesse che escono dalla scuola secondaria hanno della storia. E poi hanno l'idea che la storia sia soltanto fatta da governanti e da militari, perché nella massima parte del loro studio hanno incontrato rappresentazioni di eventi politici o di eventi così di eventi bellici. No? Questa è una cosa assolutamente sbagliata. Allora, le storie più importanti sono quelle che sentivo ieri una conversazione di Barbero che diceva: beh, la storia è fatta dalla gente. Sì, le storie più importanti sono state fatte da collettività di uomini e di donne, e sono le storie che hanno prodotto via via che hanno prodotto via via le trasformazioni più importanti che si sono svolte nel corso del tempo. E quindi sono quelle che so io della tecnologia, quelle dell'economia, certo, quelle delle storie sociali, delle storie antropologiche, delle storie scientifiche. Allora, attenzione, queste storie, ecco, a proposito del modello canonico che richiamava alla mente Antonio Brusa, che è quello che noi abbiamo ereditato dall'Ottocento in avanti e che si è trasferito pari pari nella manualistica, sono storie che hanno pensato appunto di mettere a fine della storia l'Europa occidentale così come si era presentata nel corso si era sì, configurata nel corso dell'Ottocento. Allora, sono storie però che dobbiamo assolutamente mettere a soqquadro e storie che invece dobbiamo perché dobbiamo metterle a soqquadro? Perché questa storia che abbiamo ereditato dall'Ottocento positivista in avanti è una storia che fa pensare che le storie, per esempio, delle grandi trasformazioni tecnologiche, immaginate l'invenzione, se volete, semplicemente, della pietra, scheggiata, o dei metalli, togli il microfono a chi parla. Giuseppe, per cortesia. Pronto? Sì, ecco, sono storie che vengono considerate storie settoriali, marginali rispetto alle storie politico-militari e istituzionali. E noi non potremmo capire neanche le storie politico-militari istituzionali senza quelle storie, come dire, settoriali, quelle che vengono considerate anche nelle università, magari storie settoriali. Ecco, allora, questo comporta avere dei criteri di selezione delle conoscenze in modo da, come dire, da gestire quei tempi risicati che Antonio Brusa metteva in evidenza, tempi risicati per poter gestire però delle conoscenze, come noi abbiamo detto spesso, rilevanti, significative, conoscenze che permettono agli studenti e alle studentesse di pensare che la conoscenza di quei fatti, quelle conoscenze rappresentano dei fatti effettivamente accaduti che sono collegati al nostro presente e che sono
capaci di darci una chiave di lettura, di interpretazione delle storie così come si stanno svolgendo in questo periodo che chiamiamo presente. Quindi questa è una questione decisiva e quindi bisogna avere criteri di selezione delle conoscenze e smetterla di pensare che la storia debba avere un filo, come dire, che debba essere come una narrazione continuativa, come accade nella manualistica, in cui i capitoli, generalmente per la storia medievale, per la storia moderna, contemporanea, riguardano piccole fette di processi storici che vengono collocati nei capitoli secondo un criterio cronologico in modo così sciagurato che per gli alunni che leggono, per i lettori, per esempio, della manualistica, non si riesce più a capire come un capitolo che sta lontano parecchie pagine da un altro capitolo che sarebbe collegato, cioè un tema che sarebbe collegato al tema del capitolo precedente, possa essere connesso e ricostituito nella sua unità. Ecco, queste sono le cose a cui dobbiamo contrapporci e dobbiamo fare in modo che ci siano conoscenze significative, rilevanti, poche, ma capaci di far pensare la storia, di far ragionare la storia, come diceva appunto, mi pare, Luigi Caiani. Cioè o Brusa, Antonio Brusa, di educare al ragionamento storico, educare il pensiero critico e il pensiero che è capace di pensare il mondo come un mondo storico. Ecco, e da questo punto di vista, a maggior ragione, c'è questo problema. Appunto, di come considerare la storia del genere femminile in rapporto con la storia del genere maschile, cioè come includere nella storia sia i maschi che le donne. Questa è una cosa complicata perché assolutamente non è stata impostata la ricerca storica da questo punto di vista e soltanto negli ultimi decenni si sono fatte, grazie alle associazioni come quella che rappresenta Elisabetta Serafini, si sono fatte molte passi avanti e abbiamo visto da quella bella serie di volumi, sia in inglese, sia in francese, sia in italiano, eccetera, che c'è ormai una elaborazione molto ampia, molto ricca di soluzioni per introdurre nell'insegnamento della storia temi di questo genere, come nella citazione finale della storica Zemon Davis diceva Elisabetta Serafini. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che il sapere storico si possa gestire in maniera tale che gli alunni possano non avere in mente che la storia si risolva nella memorizzazione di date, di eventi, di nomi di personaggi, che sono poi nomi di personaggi così, dei principi o dei militari, eccetera, eccetera, ma che possano pensare la storia come una storia interessante, una storia che ci fa capire anche, per esempio, a partire da
come si è svolta la storia, poniamo, dell'arte tipografica in poi, che ha messo a suo quadro tutte i modi di comunicazione dalla metà del 400 in avanti, così come, per esempio, per analogia, noi possiamo pensare come le risorse digitali stanno mettendo a suo quadro i modi di comunicazione in questa storia che stiamo vivendo. Faccio questo, cioè dare la possibilità agli alunni di pensare in termini anche analogici, in termini comparativi, la storia. E d'altra parte, questa possibilità si dà se le conoscenze sono appunto selezionate con criteri che possiamo dire, bene, mettono in rapporto presente e passato. Questa è una cosa molto interessante. Io ho proposto di considerare un criterio capitale della selezione delle conoscenze l'archeologia del presente, cioè di mettersi dal punto di vista dell'archeologia del presente. C'è nel presente la conclusione provvisoria di tante storie. Bene, vediamo un po' quali sono i fatti del presente che ci interessa mettere a fuoco nei diversi livelli scolastici e andiamo a vedere come le storie si sono svolte. Perché si sono svolte per generare le trasformazioni che hanno portato a questo presente. Allora, questo è un primo criterio. L'altro criterio è quello che nel manifesto del DIPAST si diceva una storia pluriscalare. Guardate, è una storia pluriscalare, vuol dire uscire da una parte dall'Europa e mettere l'Europa in un mondo più ampio e dall'altra parte andare anche a vedere le storie locali. Allora, a un livello, a una scala più piccola. Quindi questa è la cosa più interessante. E faccio semplicemente un esempio. È possibile che io ho dovuto imparare che gli armeni sono arrivati alla decisione, il regno di Armenia è arrivato alla decisione di considerare il cristianesimo e religione di Stato prima di Roma, prima che questa cosa accadesse a Roma, ma l'ho dovuto imparare soltanto nella mia tarda età, leggendo libri che non erano quelli manualistici. Ecco, questa è una cosa, ma potrei fare tanti altri esempi da questo punto di vista. Com'è possibile parlare dei commerci, delle spezie soltanto centrando l'Europa e il Mediterraneo e non metterli in relazione con i commerci delle spezie che accadevano nell'Oceano Indiano o con la Via della Seta. E questa sono cose, potreste dirmi, ma questo comporta chissà quante pagine di altri libri. A crescere la manualistica in modo incontenibile. No, si tratta di selezionare e di saper comunicare la storia in modo adeguato alle necessità, agli scopi dell'educazione di apprendisti, come vi dicevo. Ecco, da questo punto di vista, perciò. Io credo che non ci siano conclusioni da fare e io non voglio fare conclusioni, ma spero che ci sia una continuazione di ragionamenti che possiamo intessere tra di noi e di possibilità di incidere anche sulla formazione degli insegnanti. Da un certo punto di vista,
il dispiacere di non esserci trovati in presenza in un'occasione che poteva essere molto bella per appunto un convegno da fare come credo avessero pensato gli amici che hanno organizzato il convegno qui nel Veneziano. Nel museo all'inizio doveva essere il museo M9, poi poteva essere uno scenario qui a Venezia, che era molto, molto bello da così frequentare, eccetera, ci sia la possibilità di continuare a pensare che l'anno prossimo potremo fare il convegno in presenza, io lo spero fortemente, in presenza qui a Venezia. Ecco, e vi ringrazio tanto e vi do un appuntamento per l'anno prossimo a Venezia, dove celebreremo non, un nuovo non compleanno. Grazie. Grazie tante. Bene, benissimo. Grazie, grazie Ivo per queste parole e soprattutto anche per questa ultima promessa che noi appuntiamo assolutamente nella nostra agenda. Mi sentite? Sì. Sì, ecco, allora riprendo 3 punti del tuo intervento. Telegraficamente, avevo proposto agli amici di intitolare la tua comunicazione Sconclusioni, ma loro sono troppo timidi e non hanno voluto. Secondo, sono perfettamente d'accordo con te su tutte le riflessioni che hai fatto circa l'essere noi nella storia, essere protagonisti. Io spero, penso, che anche questo convegno, diciamo, sia un convegno storico a questo punto, insomma, no? E quindi sono molto contento di questa occasione che abbiamo avuto e costruito insieme. Hai detto che questo non è il tuo compleanno e che ti aiutiamo a ricordare, insomma, la tua età in senso positivo, e sì, esattamente questo. E quindi adesso un ultimo spazio, diciamo, riservato a te e alla festa che speriamo di poter fare il prossimo anno. Hai fatto riferimento al genere e quindi chiedo a Rossella, che dovrebbe essere nei paraggi, di comparire perché ecco qui. Sono pronta qui. Ciao Rossella, ecco, allora. Saluto a tutti. Rossella mi ha un po' preparato a questo. Ecco, guarda, c'è un regalo Un per te, regalo, un regalo che bello, lo apro subito molto perché importante. Esatto. è ben impacchettato, bello con un nastrino verde. Ecco, Speranza. adesso che non si apre come succede, per cui lo devo strappare. Scusate se vi faccio la cronaca di quello che sto facendo. Sto aprendo questo regalo, un libro è un regalo graditissimo. Oh, mamma mia, che volume, Vettore, che eh? volume, sì. E questo c'è tutta la... Ecco, ti aiuto io. Oh, mamma mia, io 92, appunti per una storia. Eccolo, guardatelo, è stupendo come copertina, davvero molto, molto bella. Ci sono spazio, tempo, eccetera. È curato da Ernesto Perillo e da Saura Rabuiti. E vado subito a leggere l'indice per capire se mi interessa o no. Ah, no. Ma ecco, giusto, Rossella Lo devo guidare un po', insomma. mi guida perché a Rossella e Ivo, con facile La figura a me metafora, non c'entra. è un po'
Azzardando, si potrebbe paragonare questo libro a un fiore coltivato, costruito e profumato dalla passione e dall'impegno collettivo di questi anni, un fiore all'occhiello di Clio, con il nostro giornale, no, co scusa, con il nostro grande e lunghissimo abbraccio, Ernesto e Saura. Oh, ma Ci sono io i curatori, che sono Marconi. No, Bene, vabbè. però poi ci Ecco, sono. e poi vado a leggere. Oh signore, mamma mia, che bello! ci sono. Oh stupendo, una lista. Non mi, scusate se non mi metto a leggere la lista perché è infinita e non potremmo chiudere entro il tempo stabilito, ma c'è una lista di, oh, mi commuove, sì, di testimonianze, di contributi, di tante persone che, alcune delle quali, sono uscite dall'ambito di Clio, ma tante, ma sono nella mia, come dicevo, nella mia mente, nel mio cuore, e tante che sono ancora l'anima di Clio 92, ed è stupenda questa cosa. Quindi io vi ringrazio con molto emozione, con commozione, davvero è una sorpresa. Grandissima, grazie. Leggerò il libro un poco alla volta, in modo da avere la possibilità di rammemorare i tanti anni che abbiamo passato tante volte insieme, ci siamo incontrati, eccetera. Ecco, volevo per concludere. Volevo dire che io veramente ho fatto di tutto per saltare l'appuntamento col compleanno di quest'anno. Proprio non volevo farlo sapere a nessuno e sapete che sono sostenitore che il tempo e quindi se il tempo non esiste io posso decidere. Se il compleanno si fa o non si fa. Però, appunto, poi però questa illusione di poter saltare il compleanno è stato disilluso dal fatto che ho ricevuto a suo tempo per il 6 giugno un'ondata di ricordato che facevo questi 80 anni ecco, devo dire che da questo punto di vista io sento che questo convegno è stato un dono, ma tutta Clio è un dono, tutta l'attività di ricerca sulla didattica della storia per me è una sorta di modo di stabilire rapporti amichevoli, eccetera, ed è un dono quotidiano che trasforma io in noi. Io sento proprio l'esigenza di darvi un appuntamento nel 2021 qui a Venezia e vorrei concludere con un ricordo e con delle parole che Ernesto scrisse negli anni 2000. Attenzione, c'è accanto a me Rossella, che è l'archivista della famiglia, e ha riportato in luce, Ernesto, te ne ricordi che avevi scritto I dialoghi di Platone, dai dialoghi di Platone, un dialogo intitolato Clio,
un dialogo intitolato Clio, dove si cominciava, ve lo mostro, era molto, era uscito dalla mia memoria, ovviamente io ho una memoria labilissima, ma ci sono io però che... no, ho una memoria labilissima per certi fatti, eccetera. C'è Rossella che mi ricorda molte cose e no, per le persone che ho incontrato, per l'amicizia che si sono via via arricchite, eccetera, che hanno arricchito la mia vita. Ecco, e Ernesto scriveva, allora Mattozzi diceva a Socrate, allora, oh Socrate, questa volta non mi scappi, ti ritrovo qui nell'agorà, vicino al tempio di Giove Olimpico, che non hai niente da fare più, a quel che vedo, se non lasciarti intervistare. Ce la facciamo dunque questa intervista o non ce la facciamo? E Socrate rispondeva, ce la facciamo, sì carissimo, l'intervista, ma tu chi sei però? Sei un intervistatore? E Mattozzi risponde, ecco, intervistatore veramente, propriamente no. Socrate allora diceva, che peccato ragazzo, come puoi tu infatti farmi un'intervista se non sei un intervistatore? E Mattozzi diceva, tu ritieni, o Socrate, che occorra proprio essere un intervistatore per fare un'intervista? E Socrate diceva, ma come? Non sono forse i vasai quelli che fanno i vasi, gli indovini, che non sono quelli che, mio caro, quelli che fanno le indovinazioni, gli indovinamenti, gli storici, quelli che fanno le storie, eccetera. Allora, salto alla fine, questo era l'inizio, salto alla fine e Ernesto propone questo dialogo. Mattozzi dice, bisogna pure che ci sia un uovo a fare la gallina, Socrate, e lo storico, bisogna pure che ci sia una storia per fare uno storico, dice Mattozzi. E Socrate dice, ahimè, è proprio quello che temevo. E Mattozzi dice, che cosa demone temevi, o Socrate? Quello che hai detto adesso, che ci vuole una storia per fare uno storico. E perché lo temevi? Ma perché, ragazzo mio carissimo, dice Socrate, tu lo vedi, qui non c'è nessuna storia. E Mattozzi dice a Socrate, non disperare, o Socrate, non ti sei accorto per Clio quanti operatori temporali, spaziali, cognitivi abbiamo usato da quando abbiamo iniziato a parlare tra di noi? Ecco, quanti ne abbiamo usati tra di noi? E allora, dice Socrate, bene, esaminiamo un altro punto. Il nostro incontro è stato un evento che ha avuto una sua durata, proprio così, eccetera. Continuo però a non capire. Coraggio, Socrate, ci siamo noi. C'è il tempo, c'è lo spazio, c'è un inizio, uno svolgimento, fatti e accadimenti che si susseguono. E c'è questo testo scritto. Socrate, tutto ciò è vero, è certo così, ma ora dimmi, che senso ha tutto questo? Il senso della nostra amicizia. Questa è la nostra storia, questa è la storia. Ecco, vi ringrazio tanto per questa amicizia, per l'amicizia per la storia, l'amicizia per me e per questa possibilità appunto di pensare me non come un io ma come un noi. Grazie tante. Grazie. Io grazie a tutti, fai commuovere. Per la prima volta in Clio Un abbraccio a Ivo, auguri, grazie Ivo. A tutti. Ciao Ivo, un abbraccio. Auguri. 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 Ciao. 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 Ciao Ivo.
Ciao Ivo. Grazie di tutto. Non pensate che l'ho fatto di fondo per stare ciao Ivo, tanti auguri. Ciao Ivo. Ciao Ivo! Grazie! Bello. Auguri! Mi avete dato una lettera? Diventerà il libro del auguri! Auguri Ivo! Grazie! Auguri! Ora Ivo, ciao, buona giornata! Ci sono, grazie. Baci. Ciao. Arrivederci, grazie. Grazie di tutto. Auguri cari. Arrivederci. Ivo, ciao, stai bene? Sì. Ivo. Ciao. Ivo, ciao. Fa piacere. Venitemi a trovare a Venezia. Magari. Ora si registrerà la conferenza. Allora, questa sono io che l'ho avviata. La faccio andare 2 minuti e poi dopo la interrompo e vedo dove va. Aspetta, però io devo prima vedere se ha registrato la mia.